Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Buongiorno dalla redazione di TV Molise, bentrovati alla nostra rassegna stampa in diretta per le notizie di questa mattina dalla nostra regione. Inaugurata a Isernia presso la Galleria Spazio Arte Petrecca la personale d'arte di Elena Manzan, Naturessa Velada. La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 18 alle 20. Ma ci dice tutto Carmen D'Antonito. Eccoci qui finalmente con la mostra di una grande artista. Un'artista che stimo veramente tanto, Elena Manzan, dal titolo Naturessa Velada, e questo titolo rispecchia proprio chi è Elena, le sue origini, il suo percorso, il fatto che lei abbia studiato presso l'Accademia di Uberlandia in Brasile, le sue origini, tutto il contatto anche con la natura, perché se guardate bene le sue opere sono delle stratificazioni, è come se ci trovassimo di fronte a un palinsesto, un affresco quasi. Sono le opere create dal silenzio, dalla spiritualità, è natura velata, che è naturesa velata, no? In portoghese, è esse sguardo straniero, esse sguardo io che di un altro mondo, di un altro paese, arrivo e guardo e vedo con visione diversa, con visione di artista, e raccogliendo tutta questa sfumatura, questo silenzio, questa spiritualità che c'è a Castel San Vincenzo. Elena Manzan porta a Isernia quella che è la vitalità e l'energia che si respira nei paesi latinoamericani, nel Sud America. Lei è originaria del Minas Gerais, che io conosco e ho avuto modo di visitare, dove la natura predomina ancora sull'uomo, e questo senso di incontaminato lei lo ha trasportato sul territorio molisano, perché le opere che vedete in questa mostra sono state realizzate con materiali raccolti in prossimità del lago di Castel San Vincenzo, paese in cui vive e lavora. Le notizie online, tvmolise.it, Comunali Campobasso, ufficializzato il ballottaggio, il secondo turno ci sarà domenica 23 e lunedì 24 giugno. È stato ufficializzato il ballottaggio da parte dell'ufficio elettorale del Comune di Campobasso, che ha provveduto al ricontrollo dei verbali sul candidato sindaco ed ha trasmesso i dati corretti alla prefettura, che a sua volta li ha girati al Ministero. In tal modo sono stati corretti anche i numeri presenti sul sito Eligendo. Il quotidiano del Molise, Sigfrido Ranucci. Nucci di Isernia, lezione di giornalismo d'inchiesta, partita la terza edizione di Lettera 423, la rassegna culturale organizzata dal Comune, ad inaugurarla il conduttore della popolare trasmissione Report. Molise Oggi News, calcoli vie biliari, intervento da record al veneziale eseguito in chirurgia. Al veneziale di Isernia un delicato e complesso intervento chirurgico ed endoscopico in simultanea su un paziente campano di 67 anni, ricoverato con un quadro di infiammazione delle vie biliari conseguente ad un eccezionale accumulo di calcoli nelle stesse vie biliari intra ed extraepatiche, un numero incredibile, ben 60 calcoli che sono stati asportati nel corso di un complesso intervento dall'equipe chirurgica coordinata dal direttore della UOC Giovanni Vigliardi. Ci spostiamo ora sul nuovo Abruzzo e Molise, vediamo le ultime notizie. Il caso politico, mistero risolto, Campobasso al ballottaggio per scegliere tra De Benedittis e Forte. E poi il fatto, a Villetta Barrea chiude la scuola che ha ispirato il film Un mondo a parte di Milani. E poi l'evento culturale, a Campobasso è Tomato Day, la celebrazione del rituale della conserva di pomodoro. Ci spostiamo su un'altra home page, quella di Futuro Molise. Buone prospettive per Patriciello di rientrare nell'Assemblea Europea di Strasburgo, torna all'opera lirica al laghetto di Venafro, Castel del Giudice, rassegna letteraria Radicalmente 2024, il secondo appuntamento. E poi Molise, volontari Plastic Free Onlus liberano l'Italia da 19,5 tonnellate di plastica e rifiuti. Le nostre notizie live su Facebook, l'UNICEF, 398 lavoratori minorenni in Molise, quanto emerge dal rapporto dell'organizzazione sui giovani tra i 15 e i 17 anni. Andiamo sul cartaceo.
Boccaccio, il nuovo Molise, Stellantis, caso nazionale, lo scontro con il governo per la Gigafactory sospesa a Termoli con lo stop al progetto rischiano di saltare anche i 350 milioni dall'esecutivo legati ai tempi del PNRR. La protesta dei sindacati pronti alla mobilitazione diventa l'ennesimo motivo di scontro nazionale tra governo e Stellantis, la sospensione della realizzazione della Gigafactory a Termoli. Lo stop al progetto infatti rischia di compromettere anche i 350 milioni di incentivi all'iniziativa imprenditoriale stanziati con i fondi del PNRR che, si sa, a tempi di realizzazione contingentati. La vicenda scatena la protesta anche dei sindacati nazionali pronti alla mobilitazione. Rimaniamo a centropagina, il regista americano a Napoli sabato, originario di Campobasso, David Molisano puro sangue, Petracca è famoso non solo negli USA per Il Trono di Spade e True Blood, puro sangue, appunto il gioco di parole scelto dal nuovo Molise. E poi la denuncia, Molise, i lavoratori bambini, la denuncia appunto dell'UNICEF rappresentata da Elvira Battista, sono 398 i minorenni occupati, la maglia nera all'Abruzzo, la maglia nera del lavoro minorile va all'Abruzzo, ma anche in Molise il numero dei lavoratori bambini è considerevole, sono 398, un dato preoccupante denunciato ieri dall'UNICEF nazionale, oggetto di una tavola rotonda con Elvira Battista, presidente UNICEF Molise. E poi le comunali, Campobasso divisa dal ballottaggio, PD primo partito, poi Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle crolla dal 22 al 10,9%. In taglio basso, l'expertise della Bindis, ingegneria a Tirana, il Molise svetta dove volano le aquile, il Molise si fa notare in Albania, paese delle aquile, con l'expertise della Bindis, ingegneria, in un seminario indicato ai settori delle infrastrutture di trasporto, ambiente, acqua, energia e cultural heritage. L'evento mira a promuovere la collaborazione tra imprese italiane e albanesi. La società, con gli ingegneri Marco Scarano, Roberto Di Cesare e Carmine Vardiano, ha presentato i punti di forza del territorio molisano. E poi il forum Lombroso a Neuromed. Continuiamo con le notizie locali. Primo piano, Campobasso, corretti i risultati, parte la sfida per il ballottaggio, clamorosi i ritardi del comune, versioni contrastanti sul premio di maggioranza, Carlo Veneziale fuga i dubbi, De Benedittis si ferma al 47,9%, la coalizione di centrodestra raggiunge invece il 52,68%, Forte totalizza il 32,16%, il centrosinistra il 32,39%, Ruta 19,93%. Vannacci gioca alla guerra, collegio, effetto sorpresa, il generale su Rai Radio 1, sto valutando, sono molti i fattori su cui ragionare, ne parlerò con Salvini e decideremo insieme. Patriciello ringrazia gli elettori. La conferenza 118 senza medici, Saia riunisce i sindaci, la rete ospedaliera sparisce, il servizio dialisi da Venafro e Larino, appello ai commissari. Il box dentro la notizia, Termoli, il tribunale di Larino proclama sindaco Balice ma cala la percentuale, 19° seggio a rischio, Termoli sorpreso a rubare nel supermercato, aggredisce i poliziotti, 45enne in manette, e ancora a Campobasso, differenziata kit nell'area murattiana, moderne ecostazioni per conferire i rifiuti. E poi in taglio basso il messaggio, Berlusconi, costante fissa della mia esperienza politica, il ricordo del presidente Roberti ad un anno dalla scomparsa. Le pagine interne, quelle che trattano la politica, 118, riorganizzazione al vaglio dei sindaci, confronto sulle demedicalizzazioni, in conferenza Regione, commissari e ASREM hanno illustrato le misure in cantiere. Scompare la dialisi dalla rete ospedaliera, allarme dell'ANED per Venafro e Larino. Un anno senza Berlusconi, Roberti è una costante nella mia attività politica, e poi il punto di Luca Colella, spoglio nel caos, ennesimo fallimento del sistema e colpo basso alla democrazia. La seconda pagina dedicata alla politica, seggio della Lega, Vannacci punta sull'effetto sorpresa, a un giorno da pecora il generale non scopre le carte, deciderò insieme a Salvini, Patriciello rompe il silenzio e ringrazia i 71.556 elettori, frastornato da tanto affetto, ha detto. Aldo ha beccato voti pure dall'estero, dalla Germania al Belgio e al Portogallo.
Ci spostiamo sulla pagina dedicata a Campobasso, verifiche terminate, il ballottaggio ufficiale alle urne il 23 e 24 giugno, il candidato di centrodestra fermo al 47,9%, le liste superano il 50%, sarà Anatra Zoppa, ma il secondo turno può ridurre la distanza. I due competitor pronti alla sfida, altri 10 giorni di campagna elettorale, Maria Luisa Forte ha detto si apre una bellissima fase che affronteremo con maggiore entusiasmo. Aldo De Benedittis invece Campobasso ha già scelto ora ultimo sforzo per scrivere una nuova storia. Andiamo su Isernia. Variazioni di bilancio e museo civico, Consiglio Comunale a raccolta. Domani la riunione dell'Assise convocata dal presidente Sardelli, potrebbe esplodere anche il caso Falcione. Rompere l'isolamento, la città ospita il meeting transnazionale e poi turismo sociale e servizio termale, un'opportunità per i cittadini nell'ambito territoriale di Isernia. Andiamo alla pagina dedicata a Venafro, conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza. Domani Consiglio Comunale straordinario, in agenda anche la modifica del regolamento per la consulta dell'ambiente. Perfezionate tutte le procedure, i beni tornano al consorzio di bonifica, trasferimento a titolo gratuito delle aree e dei fabbricati sui quali risulti costituito il diritto di usufrutto o uso a favore degli enti. E poi c'è il concorso, la festa della liberazione, il 25 aprile in Molise, premiato lo studente Mario Pompeo. Andiamo poi a vedere la pagina dedicata a Termoli. Balice proclamato sindaco ma solo col 65% dei voti. Rispetto ai dati di Eligendo, il neo primo cittadino perde quasi 4 punti. Le minoranze puntano a strappare un seggio. A un anno dalla scomparsa l'Azzurro ricorda la figura di Silvio Berlusconi. In taglio alto difenderemo il modello vincente del turismo balneare, così Capacchione resta al vertice SIB. E poi in taglio più basso l'avvertenza Vibac, parte alla Regione Molise il nuovo percorso, pensionati CISL e soci Anteas sabato sera in piazza del Papa. E poi ad Antonietta Ida Caruso il premio Chieti, Ut Pictura Poesis, riconoscimento DOC. Ci spostiamo sulle notizie nazionali, la prima del Corriere della Sera, accordo al G7 a Kiev 60 miliardi dai fondi russi, tra i temi il piano per Gaza e armi all'Ucraina, scontro sull'aborto da oggi in Puglia, il vertice guidato da Meloni, domani i colloqui con il Papa, l'arrivo di Francesco che scuote il rituale dei leader, poi ci sono le trattative nell'Unione, Bruxelles, scenari e nomi, spunta l'ipotesi Letta. La Francia, caos repubblicani, Ciotti espulso e lui che dice io resto. Verso le legislative, Macron tradito lo spirito di De Gaulle, ha detto. La copertina dedicata di nuovo alla politica, Camera, spinte e pugni contro Donno, l'aula è un ring, il deputato 5 Stelle aggredito dal leghista Iezzi. Ci spostiamo sulla Repubblica, destra squadrista, rista alla Camera, questo è il titolo che dedica al tema, seduta sulle riforme, aggredito a pugni il deputato 5 Stelle, l'analisi, l'autonomia e il segnale dal Sud. L'apertura però è sul G7 che si divide sull'aborto, inizia il vertice con un disaccordo sul diritto sparito dalla bozza finale, l'ira di Parigi e Berlino, l'Italia non lo vuole, verso l'intesa sui dossier strategici, asset russi, sostegno all'Ucraina, monito alla Cina e tregua in Medio Oriente. Intanto il segretario ONU Guterres a Putin ha detto solo con l'Ucraina integra ci sarà la pace. Sulla spalla l'Europa, Salvini Le Pen al viso a Meloni, noi uniti contro l'inciucio Ursula, la partita a poker di Macron e poi salvate il soldato Francia. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, il 5 Stelle porta il tricolore e le destre lo menano, autonomia alla Camera, pugni e calci contro Donno dei 5 Stelle, guerra tra Forza Italia e Lega, occhiuto i forzisti del Sud, blocchiamo l'autonomia ma Tajani teme un papete bis, Salvini è in difficoltà, potrebbe fare il matto. La vittoria a Baldino, deputata calabrese, basta liste deboli, a noi dei 5 Stelle servono sedi sui territori, forze fresche e battaglie nelle piazze. E poi in taglio alto, grattacieli e abusi, Sala scatena la sua giunta contro il cronista, il sindaco nel silenzio della categoria. Andiamo a vedere le notizie economiche sul Sole 24 Ore, dalla UE dazi fino al 48% sulle auto elettriche cinesi, le tariffe aggiuntive fino al 38% vanno sommate a quelle del 10% già in vigore, la mossa di Bruxelles va in scia a quella ancora più dura degli Stati Uniti, il super bonus 6,5 miliardi del PNRR per ristrutturare 46.922 villette, di cui 60% al nord, anche 13.833 condomini hanno attinto a 7 miliardi di finanziamento
finanziamenti europei. I tassi Fed, un solo taglio nel 2024, a maggio l'inflazione USA scende al 3,3% annuo e resta invariata sul mese. E poi la copertina dedicata a guru e mercati, Buffet sbaglia i tempi su Apple e vende e gli costa 5 miliardi. La prima del mattino, Cristina, Napoli ti chiede perdono. La tragedia di Posillipo, il futuro è qui, ma va superato l'esame collettivo del rispetto delle regole. La collisione davanti a Villa Rosebery, ripresa in due video. E poi parte il G7, la doppia sfida a Putin. Oggi inizia il vertice, ospite Zelensky, 60 miliardi per Kiev dai beni di Mosca congelati, dazi sulle auto cinesi, l'UE divisa. Continuiamo con le notizie nazionali, ci spostiamo sulla prima della stampa, G7, il primo scontro è sull'aborto, lite sulla bozza italiana che evita il riferimento all'interruzione di gravidanza, l'ira di Francia e Canada, via al summit, Biden ottiene l'intesa sulle sanzioni alla Russia, alla NATO che chiede nuove armi nucleari. La copertina, l'autonomia, bufera in aula, colpito il 5 Stelle Donno, camera Far West, io aggredito, denuncio tutti, Leonardo Donno è andato al pronto soccorso, ha avuto bisogno del referto per sporgere denuncia. Sulla spalla l'intervista alla Salis ai domiciliari, una vita a metà, vado a Bruxelles a difendere i diritti. Continuiamo sull'Avvenire, Francia in trincea, Macron chiama a far fronte comune contro l'estrema destra, espulso il segretario dei gollisti, in Italia rissa alla Camera sull'autonomia e oggi inizia il G7 già con polemiche sull'aborto. A Bruxelles i Verdi si offrono a von der Leyen, ma il PPE chiude. Così ha detto noi di Renew, indispensabili. In taglio alto l'ambiente, terra dei fuochi, roghi in calo, moratoria sugli impianti ad Acerra, intesa tra istituzioni, sindaci e chiesa locale, creato un tavolo di confronto permanente, il vescovo di Donna chiede bonifiche e controlli. La prima del giornale, rissa alla Camera, volano spinte e pugni, botte sull'autonomia, i grillini contestano il governo, scoppia la bagarre con i leghisti, a terra d'Onno dei 5 Stelle. La Salis, ora saldi i debiti, euro stipendio a rischio, casa occupata, aller verso il pignoramento. In taglio alto il G7 in Puglia, dazi sulle auto e armi a Mosca, Europa contro la Cina, l'Occidente prepara la condanna a Pechino, nel mirino la tecnologia e gli appoggi militari. Dal giornale andiamo al manifesto, detta Marine, non è Giorgia Meloni, adesso è Le Pen a disegnare gli equilibri dell'Europa in nero, incontra Salvini, diventato un partner minore e parla di gruppo unico delle destre nell'Europarlamento, spiazzando Fratelli d'Italia, il prossimo voto in Francia può rafforzarla ancora. La Salis, la mia rotta antifascista a Bruxelles, l'intervista alla neoeletta, ai domiciliari in Ungheria, disuguaglianze, scuola, carcere e le priorità, il voto europeo è il risultato della sinistra, un valore di lungo periodo. Libero, l'onorevole abusiva, Salis, dacci i soldi, l'offensiva di Fratelli d'Italia con lo stipendio da eurodeputata, 16.000 euro al mese, la neoeletta paghi gli arretrati per la casa occupata, 90.000 euro, ma gli avvocati dell'anarchica dicono di no. Sì, volevo colpire il grillino, ma lui simula, così il leghista Iezzi e lo scontro alla Camera con l'onorevole Donno e poi le grandi manovre per fermare Le Pen, Macron in pressing sui repubblicani, l'accordo con la destra vacilla. Ci salutiamo con la Gazzetta dello Sport, Italia e vai, la 4% d'oro chiude l'europeo record, ora la nazionale, Jacobs, altro show coi fratelli della staffetta, atletica mai così forte, le medaglie sono 24. Queste tutte le notizie per questa mattina, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ora c'è il nostro oroscopo. Benvenuti all'oroscopo di oggi, giovedì 13 giugno. Ariete, nel lavoro oggi cercate di rispondere alle chiamate che riceverete, i risultati arriveranno, non prendetevela però se qualcosa non va secondo i piani. Toro, potrebbe esserci qualche discussione in amore, quindi attenzione a non infastidirvi per la minima cosa. Sul lavoro c'è qualche insidia da superare, forse qualche ansia di troppo, ma presto si potrà superare tutto. Gemelli, arrivano conferme d'amore ed emozioni inattese, ottime opportunità di successo in ogni campo, soprattutto quello sentimentale. Cancro, tutti i problemi d'amore vanno affrontati nella giornata di oggi. Sul lavoro non sta andando benissimo, ma bisogna essere pazienti. Cercate di non litigare con colleghi e superiori. Leone, la Luna transita insieme a Marte nel vostro cielo, per cui la giornata si prospetta molto importante. Sul lavoro la voglia di azione è tanta, anche se questo è un periodo di riflessione. Vergine, la Luna vi porterà ad esprimere tutte le vostre emozioni. Sul lavoro potreste avere un'idea vincente, dopotutto voi siete dei bravi strateghi.
Bilancia, tutte le incomprensioni di inizio giugno andranno tenute sotto controllo perché la situazione in amore è ancora un po' agitata. Sul lavoro meglio non prendere l'iniziativa perché c'è un po' di nervosismo nell'aria. Scorpione, se ci sono stati problemi nella coppia riuscirete a risolverli a breve. L'unica cosa però che dovete imparare a fare è farvi scivolare le cose di dosso. Sul lavoro non buttate tutto all'aria, ma riflettete bene prima di parlare. Sagittario, la luna porta benefici, ma le emozioni forti arriveranno nel mese di luglio. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte, perché non è tutto oro ciò che luccica. Capricorno, fate attenzione a qualche leone perché potrebbe esserci uno scontro acceso. Sul lavoro il consiglio è quello di ascoltare gli altri invece che parlare di loro. Acquario, questa giornata invita alla calma. Prendetevi del tempo per riflettere e dedicarvi al vostro partner. Sul lavoro il periodo è un po' incerto, soprattutto dal punto di vista finanziario. Pesci, questo cielo rende l'amore più semplice e potrete godere delle belle emozioni. Sul lavoro è un momento agitato, ma vedrete che a fine mese tutto il difficile sarà solo un ricordo. Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli.